Ciao a tutti fantasmini e benvenuti su questo nuovo appuntamento su Skyrim Anniversary Edition. Bene, allora io mi sono svuotato le tasche, per questo che vedete che sono qua davanti alla mia proprietà della tundra. Semplicemente solo per questo, perché come vi avevo detto nella scorsa puntata dovevo vendere un po' di roba eccetera eccetera a telecamere estende. Mi sono incartato. Comunque, detto questo, innanzitutto volevo ringraziare ancora per l'ennesima volta calorosamente il buon Carlo che mi ha dato un sacco di consigli. Quindi adesso che cosa facciamo? Prima di andare alla fortezza di Felglow, come cacchio che si chiama, andiamo a Winterhold per aiutare Gesargo con le sue pergamene magiche, per poi così conquistare la sua fiducia e portarcelo insieme. Così almeno abbiamo un altro micio alla compagnia che si aggrega insieme. Bene, allora adesso andiamo direttamente a Winterhold. Eccoci qua, Accademia di Winterhold, precisamente. Andiamo ad aiutare Gesargo e poi ce lo portiamo con noi nell'avventura. Spero che non muoia, va. Spero che non muoia. Ah, ecco, intanto che io sono qua per ora, facciamo così. Visto che io devo ancora salire di livello, così poi ci alleniamo con l'evocatore, insomma, con l'evocazione. Allora, salute innanzitutto, perché mi sono messo male con la salute. È un punto in evocazione, ma quale? Vediamo un attimo. Allora, atromanzia, raddoppia la durata degli incantesimi evocazione degli Atronach, questo non è male. O mansia, aumenta la durata degli incantesimi di rianimazione dei non morti, questo non me ne frega niente. I non morti rianimati 100 punti di salute in più. Gli altri che ha evocati con più potente. Ah, questo è interessante. Legame. Ah, ok. Evocazione esperto, eccetera, eccetera. Bene, allora adesso andiamo a. Questo anche non è male. Però per ora siamo evocatore. Quindi facciamo questo qua, che raddoppia la durata dell'incantesimo e l'invocazione di Atronach, che non è male. Ora parliamo con Incantesimi su questo. ordine. Lavorando a una ricerca Una molto delle poche cose che importante, ci mantiene in credimi. contatto con il resto di Skyrim. Ah, aspetta, posso aiutarti con la tua ricerca? Vuoi dire gli affari ufficiali di cui parlavo? Ah, Fammi pensare. No, non c'è niente. che cavolo. Mi dispiace, ma Cosa l'esame sei, Suancano? ha fatto troppe domande a proposito della mia ricerca. Credo che i Talmor stiano cercando di rubare il mio lavoro. Aia. Non gli ho detto nulla, naturalmente. Ciò che faccio è troppo importante. Non posso farmi sfuggire neanche una parola. E beh, vorrei vedere. Cacchio, non possiamo allenarci in evocazione, porca Eva. Porca Arrivederci, allora. Eva, porca. Aspetta, Oh, scusa. tipa! Consideri il recupero una buona scuola di magia dove vale la pena di studiare, vero? Vero? Oh, e calmati! No, assolutamente no. Anzi no, facciamo finta. Certo che ne vale la pena. Bene, bene. Non che abbia bisogno di sentirmelo dire, Ma, ovviamente, però ma. qualcuno, e non voglio fare nomi, non la pensa come te. Chi sarebbe Sai, questo? quando i tuoi colleghi non riconoscono la validità del tuo lavoro, le Dunque cose possono farsi difficili. ti trattano male a causa del tuo lavoro? Beh, no, non proprio. Non direttamente, insomma. Allora? Però so che mi parlano alle spalle, per poi zittirsi non appena io entro in una stanza. Non sarai un po' Sono paranoica? perfettamente consapevole di quello che sta succedendo qui e non intendo tollerarlo. Secondo me sei un po' paranoica. Ma paranoica, ragazza, però va bene. Cos'è che vendi? Anzi, non me frega un cazzo. Ciao. Porca miseria, ragazzi, non mi posso addestrare nell'evocazione. Puttana Eva. Vabbè, pazienza. Ci ritorneremo. Naggia, era proprio quello che mi interessava di più. Bene, ora siamo qua, vediamo un pochino se riusciamo a beccare qualcuno qua. Potresti aiutarmi con una cosa se hai un Dai, attimo? ti aiuto. Almeno quel viaggio a Sartalla ha portato qualche risultato positivo.
Non ho trovato altro che polvere. Allora. Per cosa ti serve quell'aiuto che mi parlavi prima? Stiamo tutti cercando di diventare dei maghi, giusto? Beh, mi sembra di sì. Beh, ho bisogno di qualcuno che mi faccia da cavia per delle magie. Niente di pericoloso, giuro. Tu potresti farmi da assistente. Va bene. E cosa c'è per me? Beh, io pensavo che tu volessi aiutare una maga tua collega. Se vuoi qualcosa di più materiale, ho questo amuleto, potresti prenderlo. Va bene. Oh, bene. Temevo di doverlo chiedere a Gesargo. Gesargo! Allora va a metterti là. Ok, dai, aiuto tutti Resta quanti. Immobile e cerca di non muoverti. Ok, non mi muovo. Ecco, ora io... Oh cielo. Che cazzo mi ha fatto? Dovuto succedere. No, lo sono verde. Stai bene? No, sto Sembri molto... rigido. Infatti mi sono Mi dispiace verde. Moltissimo. Ho studiato a fondo l'incantesimo. Credevo che l'esito sarebbe stato migliore. Mortacci tua donna, fa schifo questo potere. Ma che cazzo mi hai fatto? Non ne sono certa. Devo aver commesso un piccolissimo errore. Vedrai che l'effetto si esaurirà presto. E poi starai benissimo. Mortacci tua. Così potremo riprovarci. Che Nel cazzo. Nel frattempo, io cercherò di capire che cos'è andato storto. Va bene. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un'ora. Mannaggia. Io che vada. Aspetta, dove scappi? Allora, è 9. Facciamo così. Che ritornano almeno di nuovo le 9. Così magari facciamo le... No! Troppo! Eccoti. Almeno quel viaggio a Sartal ha portato qualche risultato positivo. Il tuo incantesimo è finalmente svanito. Proprio come avevo detto. Allora, ci proviamo ancora una volta. Adesso funzionerà, ne sono sicura. Donna! Ancora una volta e poi hai rotto, poi basta. Bene, bene. Non te ne pentirai, te lo assicuro. Ma, non lo so. Bene, ora. Oh, cielo. Così non va. Boh. Aspetta e vedrai. Boh. Posso sistemarlo. Ah, sì? Ah, ma adesso posso fare il latte. Oh! No, così non va. Fammi riprovare. Cioè, ti do una zoccolata in faccia, donna. Che la metà basta. Sta venendo come speravo. Non sbaglio, giuro. Ho una certa voglia di cacciare i gatti. Eppure mi ricordavo di essere un gatto. Ecco, va meglio. Però hai rotto il cazzo. Beh, alla fine è andato tutto bene, no? Ma tutto bene, un paio di palle, donna. Noi ne parliamo più, va. D'accordo. Hai rotto un po' il Grazie cazzo. Grazie per l'aiuto. La tua amicizia è stata preziosa. Ho capito. Va bene. Va bene allora. Va bene allora, un paio di palle. Dov'è Gesarga? Gesarghe? Eccolo qua, Gesargo. Oh, guardalo come dorme. Un micio arruffato, guardalo. Oh, caro. Un nuovo volto, sì? Sì, caro. Hai già padroneggiato il livello esperto degli incantesimi di distruzione? Ciao, Gesarghino. E faccia da cazzo che hai, ma quanto sei struzzo. Questo va ben oltre il mio livello di abilità. Non ancora, ma lo farò. Ah, ciò è bene. Ma Gesargo imparerà prima. Bastardo. È bello finalmente trovare maghi che potrebbero essere all'altezza di Gesargo. Hai visto? Sono anche come te un micio. Perché hai scelto di frequentare l'accademia? I maghi a Cyrodiil sono immischiati fino al collo con la politica. Il sinodo e l'accademia dei sussurri sono troppo occupati a proteggere i loro segreti per insegnare come si deve. Skyrim non era la prima scelta di Gesargo. Ma Winterhold non si occupa di politica e si dedica allo studio. Qui Gesargo può diventare grande. Sei molto sicuro di te? C'è molto per Gesargo di cui essere sicuro. Pagliaccio. Nella magia ci sono abilità, fascino e volontà incrollabili. Gesargo avrà successo. Su questo non c'è dubbio. Va bene. Non è tutta una competizione però, sai? Oh. Sbagli. Perché no? Perché mi sbaglio? Dici così soltanto perché stai perdendo talmente male da non rendertene conto. Sai che stronzo. Carlo, ma come fa a piacerti Cesargo? È uno struzzo. Mattaccia. Va bene. Gesargo. Che tu possa camminare su sabbie calde. Grazie, ma io volevo... Che potresti aiutare Gesargo?
Sì, cosa ti serve? Gesargo ha notato che piace a Tolfdir. Devi essere molto abile con le magie. Abbastanza, Gesargo me la cavo. Sta lavorando duro, ma non può farcela da solo. Puoi dare una mano? Certo, assolutamente sì. Di preciso, che tipo di aiuto necessiti? Gesargo ha lavorato duro per imparare nuovi incantesimi, provare cose nuove. Così Gesargo diventerà un grande mago. Pagliaccio. Ma Gesargo lavora così duro che non ha tempo di provare queste nuove magie. Se aiuterai con gli esperimenti, imparare sarà più semplice. Va bene. Gesargo ti darà pergamene. Tu le userai e riferirai i risultati. Questo è un buon piano, no? Dì a Gesargo quando inizia. Adesso, Gesargo, caro. Va bene, ti aiuto. Dammi le pergamene, va. Non puoi resistere, eh? No. Vediamo un po'. È questa, credo. Gesargo ha creato un eccellente manto delle fiamme con una particolarità. Cioè? Quale? È particolarmente indicato contro i non morti e dovrebbe incenerirli in men che non si dica. Io dubito. Gesargo ti dà pergamene in abbondanza. Tu provale e torna quando sai se funzionano o meno. Va bene. Ok. L'esperimento di Gesargo. Allora. Prova l'incantesimo manto delle fiamme di Gesargo sul non morto. Ok. Gesargo vuole sapere come funzionano le sue pergamene. Ma Gesargo, me le appena date? Abbi pazienza, che cazzo. Ah, di quella bestia. Ok, allora. Abbiamo preso le pergamene di Gesargo. Quindi ora non ci resta che andare da via da qua. Ho molte cose importanti a cui pensare. Carlo mi diceva, ma tanto l'avrei fatto lo stesso perché mi ricordo, di andare vicino a un tumulo degli scheletri. Ora non mi ricordo dove cavolo è. Ustengrav, forse no, non era Ustengrav. Dove cavolo sarà? Tumulo degli scheletri, ecco qua. Ok, allora. Allora, inventario, pergamene. Eccolo qua. Qua vicino mi sembra che mi aveva detto che c'era un coso degli scheletri. E in effetti mi ricordo anch'io, eccolo qua. Esattamente qua. Vediamo che esca. Ah, eccolo qui. Uno. Poi dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Mannaggia, non ce ne sono altri. Qui questo qua era uscito dalla tomba. Non mi resta che aspettare un attimo. Altrimenti vado direttamente al tubo degli scheletri. Ma proviamo a aspettare un attimo. Aspettiamo 24 ore. Vediamo un attimo se si respawnano. Allora non ci resta che andare. Però. E allora andiamo per forza qui. Per forza qua. Ritorniamo di nuovo qua. Entriamo dentro e magari incontriamo qualche altro morto. Allora, carica. Torniamo indietro, che qua è soltanto un'ultima perdita di tempo. E non c'è più nessuno. Pazienza, ragazzi. Dobbiamo aspettare per aiutare Gesargo. Purtroppo qua scheletri non ne respawnano più. Sono tutti muerti. Muerti e stramuerti. Ok, dobbiamo andare qua. A fortezza di Feglo. Quindi non ci resta che andare in quella torre e avvicinarci poi. Piano piano. Piano piano. Non so se riusciamo a passare di qua. Io un pochino. Dai, su. Dai, cavallino, che ce la fai? Su.
Oh cazzo, c'è un drago. Accomodo. Intanto siamo arrivati perché vedo un evocatore che sta facendo la civettina. Intanto è il drago che magari mi farà il culo. Noi ci abbassiamo e aspettiamo. Chissà, magari il drago riesce a avercela. Iniziamolo, va. No, che cazzo ho combinato, porca puttana. Ah, non posso evocare due cose assieme. Sarebbe stato figo. Sarebbe stato figo. Poi che cazzo ci posso buttare? Fiamme elementare. Astardo. Dai cazzo, scheletro idiota, fai qualcosa. Coglio, ma tira sta cazzo di freccia sto drago, rincoglionito. E scendi, canaglia. No, cavallo, che no, cavalli. What the fuck? Caputtana. No! Cadi quella troia. Allora, magia, oggetti, pozioni. No, ma cibo. Ok, poi pozioni. Magica, magica, magica. No, dimmi che non ce l'ho più, eh. Oh, non ho più magica. Magica suprema, è l'unica. Sbagliato! Oh, beccati sta crocca in bocca, maledetto puzzone. Oh, fancocco. Maledetto. E mo mi aspiro la tua maledettissima dannata anima da drago. Oh, mo sbirruccico un pochino. Ah, meno male. Meno male, va. Allora, frecce e tre scheletri. Guarda quanto idiota. Due gliele ha tirate. Oh, granato, oro. E beh, ovviamente le ossa ci prendiamo. Santa polenta, santa polenta. Va bene, facciamo un salvataggio. Se no, mica ce lo troviamo di nuovo qua in mezzo al cazzo. Ora, qua ci sono alcune cose evocate, vero? Ecco, infatti. Beccati sta crocca maledetta puzzona pure tu. Mo esplode come una cogliona. Oh, meno male, meno male, va. Bene. E ora andiamo. Oh, stare di poco. Entriamo dentro le segrete di. Le segrete della fortezza di Fenger. Passa al lato scuro della forza. Iscrivendoti al canale di Jack White 28.